Buonasera, in questo numero di Bizzona eh, ci intratteniamo con un personaggio che ha fatto della politica e dello sport le sue eh, passioni, ovviamente in questo ambito eh, parleremo più di sport e ci rivolgiamo all'ex sindaco di Boscara, l'Avvocato Luigi Alboremascia. Buonasera, Buonasera Avvocato, Buonasera. grazie per aver accettato il Buonasera. nostro invito. Ho detto bene, politica e sport le sue passioni? Beh sì, direi proprio di sì, sport... Eh, il calcio essenzialmente, ma anche il tennis e eh, comunque lo sport in genere, ritengo che non sia soltanto da vedere, ma sia anche un volano importante, per cui poi l'ho legato anche all'attività politica e amministrativa, perché lo sport è un elemento trainante per l'economia, per una città e non a caso Pescara nei cinque anni in cui io sono stato sindaco è stata protagonista dei Giochi del Mediterraneo e c'è questo appuntamento anche dei giochi sulla spiaggia che noi abbiamo fortissimamente voluto eh, lo scorso anno e eh, ci siamo aggiudicati e quindi nel 2015, cioè quest'anno, si dovrebbero svolgere questi beach games. Ecco, in generale qual è la differenza più sostanziale tra il mondo politico e il mondo sportivo, diciamo il mondo calcistico? Ma delle logiche tipicamente italiane, quelle tra virgolette politiche in genere, quindi non quelle strettamente politiche, parlo magari di alleanze, parlo di determinate logiche, di conoscenza, di, di certi ambienti, eh, sono le stesse, sono le stesse per il mondo della politica, sono le stesse per il mondo dello sport. Questo ovviamente è riferito a chi ha le responsabilità eh, di guidare il mondo dello sport, per gli atleti deve essere tutt'altro mondo, ma io quello degli atleti sfortunatamente non l'ho conosciuto direttamente perché non sono stato atleta, ahimè. E da piccolo eh, chi le ha inculcato questa passione per il calcio? Ecco, parliamo di calcio soprattutto. Sono quelle cose che si acquisiscono a livello familiare, ma non soltanto a livello familiare, perché Pescara è una città nella quale eh, si vive il calcio a 360 gradi e difficilmente chi nasce a Pescara può ignorare il calcio. Mi è capitato di trovare. Bambini, ragazzini che magari gradiscono più assistere a uno spettacolo di basket o di pallavolo e non seguono il calcio. Ma davvero sono mosche bianche? A pescare il calcio è vissuto tutti i giorni. Quindi anche se non avessi avuto un papà appassionato di calcio sarei stato comunque, comunque un calcio dipendente eh, lo stesso, perché pescare è questo. Ecco, ma entriamo un po' più nel dettaglio. Lei nasce a Pescara Centro, poi frequenta le scuole medie, il liceo classico, prende un'università però andava allo stadio, in che anni ha sì, sì. iniziato ad andare? Ho iniziato prestissimo. Con chi andava? Ho iniziato prestissimo ad andare allo stadio e le prime partite allo stadio con, mi alternavo eh, tra mio padre, un vicino di casa che saluto, Riccardo, eh, che mi accompagnava e poi dopo c'è stata la grande esperienza delle trasferte, perché poi ho iniziato a 10-11 anni a voler andare in trasferta. Per mia mamma questo era un problema che mia mamma invece non era appassionata di calcio e quindi non mi accompagnava mio padre la domenica e fui affidato e nasce così anche una piccola leggenda della quale sono orgoglioso io ed è orgogliosa anche lei mi affidava la signora Nella Grossi eh, donne biancazzurre che allora muovevano i primi passi e quindi io venivo adottato letteralmente lei la partiva domenica con i pullman delle donne biancazzurre Partivo con le donne biancazzurre a 10, 11 anni, 12 anni e poi dopo non ho mai smesso di farlo fino a quando ve è stata occasione sempre affidato a Nella Grossi che è stata la mia madre putativa calcistica. Quindi quando eh, lei seguiva con il pullman il Pescare in trasferta eh, torniamo agli anni di Cadè, le... gli anni di Cadè agli anni di Bologna eh, i sì, in più in vivi due, in due spareggi c'era Masci in tribuna. Eh, c'ero al secondo spareggio. Con Ero molto piccolo al primo e eh, c'ero al secondo spareggio. E, ma poi ci sono stato nelle grandi occasioni, non trascuro anche trasferte mitiche anche quando eravamo in Serie C. Allora non si chiamava Lega Pro, e ricordo nitidamente anche la Serie C. E ricordo quella Serie C di Tom Rosati, ricordo una, quella trasferta a Caserta che fu decisiva per ritornare nel calcio che conta, anche in età poi adolescente. Cioè il primo Pescara che si ricorda? Qual è la Beh, Il primo Pescara che ricordo è quello di Cadè sicuramente. Eh, però ricordo anche qualcosa della Serie C precedente ricordo qualcosa in casa ricordo un Tomo giocatore Rosati. come Prunecchi per esempio sì, che, sì. o ricordo un giocatore come La Rosa ricordo Cimpiel eh, perché poi nell'immaginario di un bambino eh, il portiere è sempre una figura eh, incredibile molto alto eh, quindi quel Pescara lì che era il Pescara della Serie C e di quei Fucci. tempi il suo mito chi era? Ma non avevo un mito in particolare, i miti poi si sono materializzati in epoca successiva e si è materializzato soprattutto nel periodo poi successivo che è quello ormai da ragazzo di Galeone, quindi Galeone per me rimane sempre un riferimento calcistico e come giocatori eh, il, il primo Rebonato, e, ma ricordo anche un grande Tovalieri per esempio in quegli anni. Eh, sono gli anni in cui anche inizi a comprendere anche un po' di tattica e la tecnica sul, sul campo e quindi non è soltanto a prevalere il tifo, il senso di appartenenza alla squadra. Eh, e quelli sono stati i primi, i primi miti. E poi ovviamente un giocatore come Leo Junior rimane sempre nella memoria di qualunque, qualunque pensione. Eh ma in quel periodo, l'avvocato Mascia già si cimentava negli studi televisivi. Sì, perché convivono iniziavo, iniziavo, ad essere iniziavo, un intenditore, no? Iniziavo di calcio. iniziavo e ricordo che quegli anni. Eh, quel campionato a 38 partite, quindi mi pare che fossero 20 squadre, 38 partite, sì, eh, sì. ricordo che vidi del Pescara a 32-33 partite, seguì Pescara in trasferta, con anche con qualche giornalista sportivo ah, che, sì. magari, che magari mi dava un passaggio, e, quindi, e ovviamente in gran parte anche con Nella Grossi, treni speciali, eh, pullman. Eh, insomma, che succedeva in trasferta? trasferta? La trasferta era, era un momento emozionante che non, non si risolveva solo nel giorno della trasferta. Eh, Nell'idea di un ragazzo, la trasferta è sapere che la domenica dopo magari dovevi andare a Bologna. Eh, Quindi ci si preparava tutta la settimana? E Tutta la settimana, psicologicamente. Magari succedeva che durante le ore a scuola, invece di, di, di guardare il libro di latino e greco, si comprava il Corriere dello Sport che girava tra i banchi e ci si preparava alla trasferta per vedere chi giocava, chi non giocava e poi arrivava il momento della mattina, della domenica, della partenza e eh, la notte tra sabato e domenica eh, non dormivi al pensiero, l'eccitazione, l'euforia che poi la domenica c'era quella e trasferta. la settimana si trascorreva meglio se il Pescara aveva vinto. Eh beh, certo. eh? il, lunedì, il lunedì era un lunedì nero se il Pescara non otteneva il risultato sperato e quindi magari... Eh, anche, anche un pareggio rispetto ad una aspettativa di vittoria poteva essere deludente però poi dopo c'era la domenica successiva e quindi venivano... Cos'è stato ricordo. Giovanni Galeone secondo lei per Pescara? Beh, Galeone è stato senza nulla togliere a due personaggi straordinari come Cade, che è mancato oltretutto recentemente, ma eh, anche Angelillo, Galeone è stato quello che ha portato Pescara eh, a livello calcistico e poi il calcio... Diventa anche formidabile dal punto di vista dell'immagine di una città. Ha portato Pescara alla ribalta nazionale, cioè Galeone non soltanto con il suo calcio, che all'epoca era un calcio innovativo, un calcio spettacolo, che poi si è ripetuto con Zeman in un certo senso. Ma il personaggio Galeone che la sera andava alla domenica sportiva e riusciva a mantenere tutti a bocca aperta anche durante una trasmissione televisiva, dava la possibilità di parlare di Pescara e per un pescarese, per noi pescaresi, questa era una soddisfazione senza eguali, straordinaria. È stato forse l'unico che si è rispecchiato, nel, non nella città di Pescara, ma nella mentalità del pescarese. Galeone è stato proprio lo specchio fedele di quella che è la mentalità di questa città. Cioè una città intanto che vive di calcio, una città che vuole sognare, è una città che trova un personaggio come Galeone che è capace anche di far sognare la città, anche con qualche paradosso. Raikard è come Di Cara, Di Cara è come Raikard, Savorani è tra i primi dieci portieri d'Italia. Salvo optional. dire poi che è un optional il portiere, insomma, questo modo di essere di Galeone è unico è diventato poi perfettamente aderente alla realtà pescarese, al modo di essere di noi pescaresi che non ci sentiamo inferiori a nessuno né come città né calcisticamente Questo è fuori. una dico. figura che poi si contrapponeva a quella del suo presidente Sibiglia, quindi erano i due personaggi che facevano discutere l'uno esaltava l'altro in qualche modo perché essendo due personaggi antitetici però chiamava Galeone e non amava Sibiglia certo, certamente o questa, pensava di non amare. poteva danneggiare questa esuberanza di Galeone dan sicuramente danneggiava l'immagine di Sibiglia però Sibiglia è uno di quei personaggi come capita nella politica come capita in tutti i settori che si rivalutano dopo, e cioè pensandoci dopo e eh, esaminando le situazioni, i contesti in cui ha vissuto Scibilia, il suo modo di essere, le sue parole, le sue uscite, eh, eh, insomma è un personaggio che poi col tempo anche facendo i confronti si rivaluta enormemente. Scibilia è stato un grande personaggio come dal mio punto di vista è stato un grande personaggio anche suo genero, e il mio rammarico è che Oliveri, per enorme rispetto nei confronti del suocero di Sibiglia e quindi onore eh, alla decisione di Oliveri, non ha mai voluto essere veramente protagonista, solo per rispetto nei confronti del suocero, ma dal mio punto di vista Oliveri sarebbe stato un presidente eccellente del Pescare. Lei ricorda anche i dibattiti in televisione o nei vari bar, nei circoli pescaresi tra eh, chi difendeva Sibiglia e chi difendeva Galeone, la maggioranza era per Galeone, eh, lei faceva parte anche di un club eh, che... Il sì. eh, buon amico torino Del Rosso, sì. no? insieme alla moglie, aveva creato. Quindi, perché eh, lo ha già anticipato poco fa, perché questa divergenza di vedute da parte del pescarese nei confronti di questi due personaggi? Solo perché erano molto eh, diversi? Erano due modi di vivere diversi. Eh, scibile era il pater familias, quindi rappresentava l'uomo venuto dal sud che si era fatto da solo ma che aveva anche quella saggezza eh, un po' sparagnina, cioè di comunque eh, forse era anche un precursore dei tempi della spending review, per cui comunque chi richiamava e chiamava sempre che poi sempre investiva tutti, anche, che se... poi investiva, ma è anche vero che Scibile è uno che al calcio Pescarese poi se guardiamo indietro ha dato tanto, ha dato tanto in termini di impegno, ha dato tanto in termini di faccia anche, cioè di immagine e poi ha dato tanto anche dal punto di vista economico. Eh, sono tempi probabilmente irripetibili quelli che certo. ha scritto e di cui è stato protagonista e autore. Tra Sibili. la promozione e però erano sì. due modi di vivere diversi. Tra Leone era uno scapigliato, mentre Sibilia era il classico padre di famiglia che richiamava tutti all'ordine e alla saggezza. Tra la promozione della stagione 86-87, quella di Rebonate e quella del 91-92 con Massari Allegri, lei ricorda. Eh, con più piacere o con più entusiasmo la prima? Questa domanda me la sono fatta molte volte, me la faccio ancora adesso facendo i raffronti tra quelle due esperienze veramente incredibili. La prima promozione fu la promozione della sorpresa. Io eh, sono stato uno di quelli che, quella sera, in cui il Pescara fu ripescato in eh, Serie B, eh, fu data la notizia, mi ricordo, non credo di sbagliare, da, da Sposini che annunciò. Eh, in televisione che il eh, Palermo era stato retrocesso e il Pescara ripescato, non so perché ebbi un presentimento e fui uno di quelli con 4-5 macchine per Pescara che andavano suonando i clacson con le bandiere perché comunque avevamo riconquistato una categoria che non era facile da riconquistare perché ancora oggi eh, intanto ripassare dalla C attuale Lega Pro alla Serie B è, è molto molto difficoltoso ma c'era il presentimento che poteva accadere un miracolo e quella promozione fu frutto di un autentico miracolo e, e quindi è un ricordo fantastico per come è maturata perché... però da un punto di vista tecnico e da un punto di vista delle individualità dei giocatori e dal punto di vista della superiorità del Pescara la seconda promozione da questo punto di vista fu una, una promozione tecnicamente e tatticamente di caratura e di cifra superiore rispetto alla prima e io avrei pensato che quel Pescara, proprio per come vinse quel campionato, per come andò in Serie A, avrebbe potuto aprire un ciclo calcistico in Serie A. Perché c'erano tutti i presupposti per poter poi far bene in Serie A. Invece eh, la cosa si verificò. Anche per quella cessione dei tre giocatori Purtroppo al Perugia. Sì, sì. Purtroppo sì. Prima di continuare con il Pescara, però, oltre alla squadra bianca azzurra nasceva anche la passione per il Milan in Serie A. Perché ognuno di noi eh, in Serie A ti fa un grosso club. Eh, è risaputo che lei è un tifoso del Milan. Come nacque eh, invece eh, quella passione per i colori rossoneri? Quella nacque su un personaggio eh, tipico dei ragazzini di allora, forse anche di, dei ragazzini di adesso: collezione di figurine, l'album della Panini. Un personaggio come Rivera che vinceva un campionato a 34 anni, penso che fosse il 78-79. E vinse un campionato era, era il Milan della Stella il Milan eh, di Bigon, il Milan di Maldera eh, di grandi campioni eh, e nacque questo attaccamento ai colori rossoneri questo col vantaggio o svantaggio che eh, avendo una squadra tra la Serie B e magari eh, il campionato di Serie C anche se il Pescara più che altro è sempre stato in Serie B ti consentiva poi questo vantaggio di fare anche una seconda squadra in Serie A, però tengo a precisare seconda squadra perché il Pescara nel cuore e viene prima di al un... contrario di altri che tifano prima ma Milan Inter ma questo lo trovo Juventus. veramente irragionevole, io sono un grande tifoso del Milan eh, seguo il Milan in Coppa dei Campioni vado in trasferta, vado a San Siro però quando c'è Pescara-Milan o Milan-Pescara non c'è nemmeno da discutere eh. quindi quando ci fu il primo Pescara-Milan nel 78 con quella... quello della Pietra della, Pietra della, della Rivera, Rivera mi fece molto arrabbiare quella cosa lì, mi fece molto arrabbiare perché Pescara subì sicuramente un torto e poi ci fu quella confessione, che quella pietra addirittura fu forse leggenda, confessione, fu scagliata da, da Albertosi, mi pare di ricordare, per richiamare l'attenzione <ride> eh, di, 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 di Rivera stesso che fu colpito da, da quella pietra. E poi nel 92-93 la partita più famosa resta quel Pescara Milan 4-5 che è forse è stata... La partita che ha regalato più emozione a Pescara, sì, assolutamente sì. E l'idea che quel Pescara poteva veramente recitare un ruolo da protagonista, poi eh, sono successe cose strane. Poi, forse, quella partita è stata una svolta. Quel primo tempo ha avuto una sua storia, il secondo tempo poi ha segnato un'altra storia, non per quella partita, ma per quello che poi eh, sarebbe capitato. Pensa che lì si sia chiuso il ciclo vincente di Galeone? Ma forse sì. Forse a ragion veduta sì, eh, forse sull'interpretazione di quella gara, ma Galeone è rimasto coerente con se stesso, qualcuno ha sempre detto, ma poteva mettere un difensore in più nel secondo tempo, avremmo vinto. Non rientrava partita, nella sua mentalità, non ma non rientrava nella mentalità di Galeone. Come dice Galeone, di Galeone. non avevo fatto quattro gol la mia. Il calcio non può essere fatto col senno di poi, troppo facile parlare dopo. Un difetto che aveva Galeone? Ma un difetto che aveva Galeone forse era eh, di non essere capace di rapportarsi come altri col palazzo. E con quel suo carattere particolare, con quella sua autonomia intellettuale, anche calcistica, eh, ha avuto una carriera al di sotto di quello che poteva meritare di fare, di realizzare, se fosse stato un pochino più ossequioso del palazzo. Questo gli fa onore dal punto di vista della persona, eh, però l'Italia funziona così, bisogna anche sapere stare all'interno di alcuni meccanismi Galeone ecco lui ha avuto tante proposte anche dal mondo della politica non ce l'avrebbe visto lei Galeone in questo momento io Galeone l'avrei visto sempre di sinistra credo non ho mai no, avuto ma modo di parlare modo con lui di rapportarsi di come diceva leggeva le poesie di Proust eh, però lo vedevo come un uomo di sinistra ma Galeone in politica per come era fatto eh, o decideva poco. di cambiare <ride> il suo modo di essere oppure sarebbe durato meno di una settimana ma non perché la politica sia poi come la si dipinge fino in fondo, forse è molto meglio, almeno a certi livelli, a quelli con cui mi sono confrontato io a livello locale, dove ci sono tante persone per bene che hanno voglia di fare, e perché bisogna anche comprendere determinate dinamiche, determinate logiche e soprattutto determinati equilibri. E allora o si nasce con questo senso dell'equilibrio eh, oppure diventa difficile poi stare in quel mondo anche il calcio a suo modo ha delle logiche simili, lo dicevamo all'inizio della trasmissione. Quando finisce l'epoca eh, Sibiglia, avrebbe mai pensato a questo futuro che si è poi delineato, a questo percorso che si è delineato con le difficoltà del prefallimento e tutto? Eh, sì, sì. Eh, quando va via un gruppo come quello di Sibiglia, come quello di, di Oliveri, eh, in effetti per anni Pescara... Aveva dato segnali di vita a Pescara Città con personaggi meritevoli. Mi riferisco ai Fedele, mi riferisco anche per la sua parte a Dilena, mi riferisco ad Edmondo, senza trascurare tutte le persone che prima di Sibilia, da Vincenzo Marinelli e certo. tanti imprenditori, hanno dato molto al calcio. Galeota, insomma, sicuramente ne dimentico qualcuno e chiedo scusa se ne dimentico qualcuno. Beh, Però, Taraborrelli, Panfilo Borrelli, tanti. Eh, ne certo. dimentichiamo sicuramente sì, qualcuno sì, perché sì, ne sono stati sì, tanti certo. di dirigenti. Sì. Però quando poi va via un gruppo così pesante, così forte come quello, eh, si può creare una discontinuità. E abbiamo vissuto quegli anni drammatici, io non li ho vissuti da sindaco, eh, ma sono stati anni drammatici. Mi onoro di essere uno di quelli che ha partecipato alla raccolta dei fondi per poter dare la possibilità ai giocatori del Pescara addirittura di andare in ritiro e di stare in albergo a Lanciano, a cioè, Basto, mi pare, cioè. non ricordo in quel periodo dove giocavamo, mi pare che comunque fossero quelle Quello città Quello è stato lì. il periodo peggiore Quello della storia Quello è stato veramente il De Profundis in cui abbiamo immaginato e pensato che il Pescara potesse finire davvero nei bassifondi fondi del, del calcio italiano, come purtroppo è successo a tante città dell'importanza di Pescara. Fortunatamente non è andata così, fortunatamente poi Pescara ha mille risorse, ha trovato imprenditori come De Cecco, come Deborah Caldora e poi a seguire coloro che oggi hanno la responsabilità di guidare. No, per il, il discorso anno. invece della gestione Sibilia, perché non è mai riuscito lui o chi per lui a trovare dei partner in grado di affiancarlo in società? <ride> Ma mi verrebbe da pensare che caratterialmente. C'era con caratterialmente li aveva trovati alcuni partner, però Edmondo. È stato con lui, Franco Fedele che è una persona squisita eh, lo stesso di Lena. Eh, forse il primo De Leonardis, ma forse mi sbaglio. Ma no, comunque, no, aveva già comunque qualche partner all'epoca provato Marinelli eh, eh, c'è stato rietrare, forse sì. Marinelli. Eh, però Sibilia era, era una personalità straordinaria. Uno che ha dato moltissimo al mondo dello sport e la convivenza poteva esserci tutta il più con il genere. Quindi, quindi non, non è vero che, che le forze imprenditoriali di Pescara non c'erano. Questa può essere una. Parziale verità al 30%, dal mio punto di vista al 70% era difficile eh, stare a fianco a una persona vulcanica e, e abituata ad essere un grande capitano d'azienda come, come Pietro Scibigli. Dopo le grandi difficoltà con i Paterna, Soglia, Pincione e Roba Varia, si arriva al, dopo fallimento, tra virgolette, c'è cioè una nuova gestione societaria: il pescare ai peschereti. <coughs> E quindi si riforma eh, questa, questa cordata, il senso di appartenenza, no? tornano in voga i nomi dei vari De Cecco e lì eh, si pensava di aver ricostruito davvero una società forte e di imprenditori locali. Poi, eh, per varie vicissitudini, qualcuno è uscito, qualcun altro è, è rimasto. Ecco, è stata ideata al meglio questa cordata, si poteva fare di più. Perché in tanti sono usciti e perché in tanti sono entrati successivamente? Hanno fatto quanto di meglio potessero fare in quel momento. Eh, e qui inizia il periodo che io ho vissuto tutto da primo da cittadino: primo cittadino. Sì. Dicendo fino alla noia che sono stato un sindaco molto sfortunato per tanti altri accadimenti in città, eh, il porto insabbiato, alcune alcuni eventi clamorosi, la morte di Morosini a Pescara con la macchina della polizia municipale che bloccava l'ambulanza, il delitto rigante, quindi lo scontro tra la curva e una parte della città. Però da questo punto di vista calcistico sono stato molto fortunato. Io in cinque anni intanto posso vantare per quanto mi riguarda, per Le la promozioni. mia parte, due promozioni. un campionato di Serie A, che non è poco, in un lasso di tempo così, così breve, cinque anni, in fin dei conti. Non è poco, ma soprattutto sono stato fortunato perché avevo un gruppo dirigente come interlocutore fatto di pescaresi, di gente che vive il territorio, di gente che incontri per la strada anche uscendo il sabato o la domenica per fare una passeggiata, persone con le quali puoi interloquire in qualunque momento alla tua portata e che soprattutto hanno garantito a Pescara in questi anni, poi tutti sono messi in discussione. Eh, però hanno garantito a Pescara un calcio, un calcio eccellente in un momento di grande difficoltà, in un momento di grande difficoltà per il calcio, in un momento di grande difficoltà per le imprese e, e quindi secondo me hanno fatto il meglio che potessero fare. Certo un rammarico ce l'ho, penso al De Cecco e penso sicuramente ad uno dei più grandi imprenditori, un marchio tra i più grandi imprenditori italiani, non soltanto Abruzzesi. La presenza di un Dececco in quella compagine societaria. Era un valore aggiunto rispetto a tutto, però, se le cose sono andate così, un motivo c'è, ci sono anche gli individualismi, ci sono le personalità, ci sono persone che sono abituate a confrontarsi. E quindi caratteri e modi diversi, caratteri diversi, di... diversi e modi diversi, non è facile. A un certo punto quella società era costituita da 14, 15 imprenditori, era un miracolo rispetto a quello però si che si identificava che nella dice coppia, coppia, di che non forse non coppia, coppia di Cecco Sebastiani. Però la coppia Sebastiani di Cecco era, era quella dei, degli imprenditori che avevano sì. una dimensione il più importante in quel momento, però gli altri erano ugualmente importanti perché eh, quella era una squadra, quindi era importante, ma oggi io ritengo che sia importante anche che ci siano gli Annascoli e Sebastiani, che comunque sì, sono due ci arriviamo, ecco quel momento di avere una donna invece presente come Deborah Pescarà. Ricordo quel derby Lanciano-Pescara eh, con le due donne, la, la Maio e, e la Caldora, eh, presidente del Pescara, è stato un momento unico in Italia, anche qui l'ho fatto parlare di sé. Ed è stato veramente bello avere una donna alla guida, alla guida del Pescara, eh, però poi le cose cambiano come cambiano in tutti i settori, in quello della politica che è quello più a me vicino, ma anche in quello dello sport, eh, ci sono evoluzioni che sono legate alla, anche alla interpretazione dei ruoli da parte delle persone, che cambiano, come le persone cambiano, cambiano gli scenari, cambiano i contesti, possono cambiare anche le interpretazioni dei ruoli. Lei però da sindaco quando andava allo stadio... Si svestiva dalla carica ed era proprio un tifoso. Ricordo che a Verona addirittura lei si presentò con la maglia del Pescara. Sì, sì. Cioè, l'ho fatto lei era con lo orgoglio, stato era lo rivendico: sì, mi sono potuto permettere di farlo eh, perché molto spesso la politica viene accusata di teatralità, e cioè di atteggiamenti strumentali per poter fare captazio benevolenze nei confronti delle persone. Siccome sono uno di quei tifosi, qualche volta mi sono amareggiato perché. Se qualcuno in tribuna che eh, diceva Ah ecco, è arrivate qui, eh, muove e vede la partita, Mh, veramente. Eh, perché veramente lei andava spesso in curva, quindi ma forse questa, non la vedevano in tribuna. Questa è un'ingiustizia che veramente sono oltre 40 anni che io vado allo stadio eh, e quindi mi posso permettere di mettere una maglia del Pescara senza che qualcuno possa dire ma questo lo fa perché vuole prendere un voto in più o un voto in meno. No, lì è il cuore, quella maglia parte dal cuore, non parte dal politico, dal sindaco, ma parte dal cuore e ognuno, anche quando riveste un ruolo, deve mantenere una quota della sua vita in cui deve essere se stesso. E io lì ero me stesso, per me il Pescara è uno dei punti di riferimento e quindi era giusto fare così. Il Pescara torna in Serie A con Zeman, altro spettacolo in campo e per una stagione esaltante. Lei è tra quelli che accusa Zeman di aver tradito no. la città? Sì. O... sì. Sì, accuso Zeman di aver tradito la città e, e accuso Zeman di aver tradito se stesso, perché poi in realtà tra, rispetto a questa separazione, eh, o meglio a questo divorzio, secondo me ci ha rimesso più Zeman rispetto al Pescara. Eh, le due annate di Zeman mi pare che siano state molto deludenti. E se Zeman fosse rimasto a Pescara, io sono convinto: abbiamo detto che non c'è la controprova nel calcio. Rimango assolutamente convinto che le cose sarebbero andate diversamente per Zeman e per il Pescara. Stagione esaltante, però. Stagione esaltante, stagione esaltante, che però io, comunque, rivedendo il passato, la trovo esaltante, forse legata al fattore età, forse sono invecchiato. Ma comunque un po' meno esaltante delle stagioni di Galeone. Rispetto all'entusiasmo che c'era allora, e questa è stata una, una stagione che vedo guardando indietro rapidissima, velocissima, una fiammata straordinaria, ma rapidissima. Quella di Galeone è una storia sembra invece senza. Infinita. Fine. Lei è tra quelli che mh, sostiene i Verratti, Immobile e Insigne, hanno avuto un ruolo determinante senza i loro Zeman. No, qui il merito è di Zeman. È di Zeman. Allora, come dico che quello è stato un tradimento? dico che Zeman ha creato è un grande grande intenditore di calcio e, ed è un grande insegnante di calcio, ha individuato quei talenti, li ha saputi valorizzare, ha fatto di loro degli uomini prima ancora che dei, dei campioni e questa è una grandissima capacità che va riconosciuta e poi sono diventati dei grandi campioni. Ma quella squadra eh, a parte questi tre grandi talenti, mi pare che comunque sia stata poi formata lo stesso maniero che faceva addirittura Panchina, però è cresciuto come uomo e come giocatore ed è oggi protagonista proprio in questi giorni di dell'ultima vicenda. vicenda. Finisce lì il momento dei sorrisi per i tifosi pescareggi perché poi c'è il campionato di Serie A, deludente l'abito lo scorso anno. Eh, sì, deludente come risultati. E questo campionato che vedremo come, come riprenderà. Ecco, eh, cosa è successo negli ultimi due o tre anni? Secondo lei, Ma quella Serie A rimane un mistero perché se guardo la classifica di adesso della Serie A e penso che il Pescara al giro di Boa avesse 20 o 21 punti 21 se, se, la, se la memoria non mi tradisce 20 eh, punti eh, ragione. credo che davvero, davvero sia successo qualcosa di, di imponderabile forse la storia vera la sanno i protagonisti e un giorno ce la consegneranno perché non è pensabile immaginabile che una squadra non riesca a vincere 4 partite nel girone di ritorno, arrivare a 32 33, 34 punti e riuscire a rimanere nel massimo campionato. Una vicenda strana e... È... I cui contorni sono ancora incredibili. Di, quella, di, quella, mh, di quel campionato in Serie A ricordo una, una vicenda. Ero a Firenze, eh, non molto lontano da chi fa il presidente del Consiglio dei Ministri, allora eh, era sindaco Renzi di Firenze. Vincemmo quella partita incredibile dopo 13 o 14 parate in primo tempo di Perin. E ci mandò una Quindi maledizione. lei era a Firenze a fianco a Renzi? Io ero, non a fianco, ero, ero in tribuna d'onore non molto lontano da Renzi. Io ero sindaco di Pescara e Renzi era sindaco di Firenze. Anche se poi tra il primo e il secondo tempo ci scambiamo dei convenevoli, e lui fu assolutamente cortesissimo. Lui è molto tifoso. Molto sì. tifoso, e c'era molta rabbia da parte dei fiorentini, che sono molto sanguigni. Ci fu un tifoso che ci mandò una maledizione: disse, Voi farete la fine della Pistoiese, quella di Luis Silvio di 40 anni fa. E al girone di ritorno non vinse mai più una partita, perse 14 o 15 partite di fila. Io di fila, io ricorderò mh, fino a quando avrò memoria del calcio e dello sport, eh, la maledizione di quel tifoso fiorentino. E oh, è da rintracciare e beh. da rintracciare effettivamente poi accade l'irreparabile. Quindi il ricordo della Serie A è, è legato a questo tifoso al timone della società, eh, sì, ci sono tanti soci, ma al, sul ponte di comando la coppia. Sebastiani Iannascoli. Ecco, eh, che aggettivo può dare a questa nuova società? Eh, volitivi, molto volitivi. Eh, Iannascoli che conosce da una vita, essendo stato per un pescarese, da speaker. È, è uno come me, cioè uno cioè. che è nato in campo, è uno come noi è che cresciuto in campo. è cresciuto in campo e quando Oltre all'impegno societario, dirigenziale, c'è anche la grande passione che ha Danilo, questa è una garanzia per, per i tifosi, ma lo si vede nelle interviste, si vede la spontaneità, si vede la sincerità, la trasparenza di un personaggio che io eh, apprezzo moltissimo, al quale sono anche legato umanamente. Lo frequento poco, ma è una di quelle persone che se anche non la incontro per sei mesi, quando la rincontro mi sembra di esserci stato a cena magari quattro giorni prima. E poi Daniele Sebastiani, che è un personaggio molto abile, molto astuto, è uno che si è fatto da sé e, e che forse anche lui ha coronato un sogno. Perché eh, io, quando ero piccolo, sognavo di fare il sindaco di Pescara, ma forse la prima alternativa era quella di fare il presidente del Pescara Calcio. Sono le cariche più belle, eh, no? E, e, penso che, e penso che uno come Sebastiani abbia vissuto anche lui fin da piccolino con il sogno un giorno di fare il presidente. Quindi, chapeau, onore, poi tutti sono. Quando hanno responsabilità, tutti sono criticabili, salvo poi rivalutarli dopo. È quello che sta capitando a me proprio in questi mesi quando sono stato sulla graticola per cinque anni. Quindi oggi fa piacere sia nel calcio sia in politica in, in tutti i settori. Fa piacere incontrare persone che ti apprezzano. Che rapporto avete avuto a livello istituzionale? Abbiamo avuto un rapporto buono eh, con di, di un reciproco rispetto: di grossa lealtà, soprattutto, di grossa lealtà, anche con dei momenti di difficoltà, momenti di frizione quando c'è stata la vicenda in cui il Pescara voleva assolutamente eh, lo stadio in concessione, una vicenda rispetto alla quale io avevo mostrato una disponibilità ma frenato da alcuni concetti tecnici, burocratici, normativi che comunque rendono difficile questa operazione. Tant'è vero che se ne parla adesso anche con la nuova amministrazione da sette mesi ma di fatto non mi pare che ci siano ancora sviluppi, che io peraltro auguro che eh, ci siano perché comunque... Fermo restando che comunque è bisogna ricordare su queste voci? È, bisogna, che bisogna trovare soluzioni che contemperino eh, delle esigenze, quella del Pescara, quella del pubblico, quella del, della Pescara calcistica, ma anche di tutti coloro che fanno sport all'interno di quella struttura che non si può dimenticare che è una struttura pubblica. È una struttura sulla quale sono stati investiti oltre 10 milioni di euro soltanto sei anni fa e che quindi merita un'attenzione particolare non soltanto dal punto di vista calcistico, a meno che la si modifichi, quella struttura, e diventi un tempio del calcio. Oggi non lo è, non è mai nato quel prototipo, ricordiamo che era un prototipo del Coni degli anni 50 e nasceva per una moltitudine di attività sportive, diventava un punto di riferimento per lo sport pescarese. Se si rispetta questa vocazione, non è un'operazione facile questa. Ecco, perché lo Stadio Adriatico è stato intitolato a Giovanni Cornacchia? È stato intitolato a Giovanni Cornacchia, e io sono stato uno dei sostenitori perché Giovanni Cornacchia è, rappresenta una parte importante dello sport di questa città. È stato un grande campione, un grande maestro, anche di vita, perché è stata una persona di alta caratura morale e, e umana. Ed è giusto che personaggi che appartengono alla storia di questa città siano ricordati. D'altra parte in quello stadio sono ricordati anche altri personaggi, sono ricordati personaggi del, della tifoseria come Marco Mazza, sono ricordati giornalisti come Rifredo Rocchi, giornalisti come Mario Santarelli. E di Russo. Abbiamo ricordato di Russo e abbiamo ricordato anche il povero Morosini perché c'è una parte certo. della curva sud che è dedicata a questo ragazzo che ha perso la vita proprio su quel campo. Quanto è cambiato rispetto alle promozioni di Galeoni il tifoso Pescarese? Parlo il tifoso ultra. Ma è cambiato, è cambiato e è, è maturato. Eh, devo dire che una, una serie A sfumata nel modo in cui è sfumata, con un girone di ritorno in cui abbiamo accantonato un solo punto, eh, insomma in quei tempi la storia lì sarebbe stata riscritta in altro modo dalla c'era contestazione se il pescara sarebbe pareggiava in casa io ricordo quei dirigenti che precedettero scibilia e oliveri e che vivevano a pescara temevano per le loro case temevano qualche volta per le loro auto e anche qualche volta per le loro famiglie proprio perché c'era un pubblico molto molto acceso in con questo senso anche è cambiato sopra le in tutta l'italia apprezzo di... apprezzo l'atteggiamento misurato di oggi questo non vuol dire che la tifoseria debba essere anestetizzata, è una tifoseria che quest'anno per esempio si sta facendo sentire, si è fatta sentire nel momento in cui le cose non andavano bene, con uno sciopero del tifo e siccome il pubblico fino a quando non ha atteggiamenti violenti ha sempre ragione perché paga il biglietto, ha diritto anche di contestare e di manifestare il proprio dissenso. L'importante è che non ci siano atteggiamenti sopra le righe che vanno a creare problemi alle cose e soprattutto alle persone. Veniamo al presente, questo giorno di andata del Pescara, domani si riprenderà a Trapani, eh, come viene letto dall'Avvocato Mascia. È un'incognita, è un'incognita un perché io ho una mia teoria eh, e ovviamente tutto si riconduce alla cessione di Maniero di questi giorni, eh, che non è... Tanto eh, a privare del Pescara eh, delle sue prestazioni il giocatore Maniero e i 12 gol che ne fanno oggi il capocannoniere della Serie B. E che io ritengo che Maniero non ha fatto il Pescara, ma è stato il Pescara a fare Maniero. Eh, Baroni, che è una persona per bene, un grande lavoratore, forse non è un fantasista del calcio, non è galeone, non è Zeman, ha altre qualità. Eh. Eh, aveva trovato dopo 4-5 mesi dei meccanismi che hanno consentito via via Maniero di diventare il capocannoniere della serie B. E, e quindi quello che mi preoccupa non è il vuoto lasciato da Maniero, che è un giocatore sostituibile come tutti i giocatori, forse solo Maradona o Pelé sono stati giocatori insostituibili, forse oggi messi. E mi preoccupano quei meccanismi che con Maniero e Melchiorri avevano trovato finalmente la, quasi la perfezione, perché in due erano i migliori attaccanti della Serie B e che oggi invece è difficile ritrovare e che quindi sono legati sia alle caratteristiche individuali ma soprattutto a quei meccanismi di gioco in cui Maniero si era adattato perfettamente. E quindi davvero è una partita che guarderemo con grande curiosità. Giocherà Pasquato che è un giocatore molto tecnico ma che ha caratteristiche diverse da Maniero. Può fare meglio, può darsi, può fare peggio o meno bene e questo lo dirà il campo e lo dirà il tempo. Invece la realtà più vicina a quella di Lanciano come viene valutata da lei? Ma io la guardo con simpatia. Eh, a me i derby piacciono, per cui guardo con simpatia eh, soprattutto al fatto che almeno due volte in un campionato ci possa essere un derby con tutto quello che poi consegue i derby e precede i derby, cioè gli sfottò, la rivalità, eh, perché poi il Lanciano è un rivale del Pescara, perché non è che il Pescara... Disputa campionati nella fascia alta e il Lanciano nella fascia bassa. Eh, fortunatamente tutte e due sono nella fascia alta, anzi, è capitato che per qualche tratto di campionato eh, fosse addirittura il Lanciano nelle parti nobili del campionato, invece il Pescara era più in basso. E quindi i derby sono belli, anch'io mi sono beccato qualche parolaccia al Lanciano, però mi sono beccato anche un ottimo trattamento da parte degli amministratori del sindaco Pupillo e, e insomma è bello fare 30-40 km e andarsi a vedere una partita stretti stretti eh, a Lanciano e poi ho un piccolo merito che il primo anno in cui Lanciano ha disputato il suo primo campionato di Serie B non aveva uno stadio questo vuol dire che una squadra non si può iscrivere ad un campionato anche se ha vinto il campionato dell'anno precedente e io decisi ma decisi facendomi interprete di quello che dell'apertura dei Pescaresi della, della grande solidarietà che i pescaresi non fanno mai a meno di dimostrare, l'hanno fatto con l'Aquila terremotata, immediatamente di dare la disponibilità del nostro stadio a Lanciano e quindi giocavano alternativamente la domenica Pescara e Lanciano e il, Pes il Lanciano ha potuto iscriversi al campionato grazie alla disponibilità non dell'amministrazione pescarese, non del sindaco Albore Mascia, ma della città di Pescara. A questo 2015 cosa chiede l'avvocato Mascia per la sua attività politica da tifoso del Pescara e da tifoso del Milan? Iniziamo da tifoso del Milan, cosa chiede? Ma da tifoso del Milan chiedo che giochi un po' meglio il Milan, perché al di là dei risultati siamo stati abituati, capello, sacchi, a vedere un Milan che riusciva sempre a imporre il proprio gioco. Pippo è un grande, però eh, c'è ancora molta strada da fare e, ovviamente, spero di agguantare quel terzo posto che ci consente poi di ritornare nel calcio che conta in Europa. Al Pescara chiedo eh, di poter arrivare ai playoff perché ritengo che, in un campionato come questo, dai valori molto equilibrati, usiamo un eufemismo, diciamo molto bassi, una squadra come quella del Pescara che ha delle buone individualità non sia inferiore a quelle che oggi ambiscono ai playoff e sono anche convinto che il pescare ai playoff potrebbe anche dire la sua fino in fondo perché ci può arrivare nelle migliori condizioni possibili. Poi con la spinta del suo pubblico ai playoff. E poi lì c'è il dodicesimo uomo in campo che è quello del grande entusiasmo pescarese. Per la politica mh, mi auguro che questi signori che guidano questa città eh, possano concludere la loro fase di rodaggio e quindi, la dico da oppositore costruttivo, possano in qualche modo dare a questa città anche qualche prospettiva e non soltanto tasse al massimo in Italia. Però questo attiene eh, a quel ruolo di oppositore che forse con lo sport c'entra poco ma è una riflessione che faccio più da Pescarese che da ex sindaco di... Calcistico. Insomma, questo 2015 sarà migliore per i Pescaresi a livello sportivo, a livello calcistico? Io penso che ci siano tutte le premesse e dico a Sebastiane Iannascoli di non mollare, qualcuno diceva a fine campionato, insomma. poi c'è sempre una quota eh, di tifosi e di Pescaresi che preconizzano futuro nero, invece io dico non mollate. Perché anche il contesto italiano deve migliorare per forza, si deve risollevare e quindi questo gioco vince chi ci crede. Grazie, Avvocato Mascia, per grazie. aver accettato il nostro invito e per aver eh, così rivisto un percorso da tifoso, da sportivo, da politico, perché lei è veramente legata a questa città. Grazie, grazie Avvocato. Grazie grazie grazie. A voi. Bene, dopo la pubblicità e dopo la lunga intervista con l'ex sindaco di Pescara, l'avvocato Luigi Alborremascia, ci proiettiamo nella giornata di domani in Serie B. Torna dunque il campionato con questo eh, primo turno del girone di ritorno. Ecco il quadro completo: dunque Bari Virtus Entella, Bologna Perugia che si disputerà lunedì alle 22:30, poi Brescia Frosinone, Carpi Livorno, un altro posticipo di domenica alle ore 18, poi Cittadella Modena Latina Vicenza, Provercelli, Avellino, Spezia Varese, Ternana Crutone, Trapani Pescara e Virtus Lanciano Catania. Dunque. Il Pescara in Sicilia, a Trapani, in questa prima gara del girone di ritorno, la prima gara senza Pippo Maniero. Nel Trapani ricordiamo che non ci sarà l'ex Terlizzi, messo eh, fuori rosa dopo la lite avuta con il tecnico Boscaglia. Mentre nel Pescara quasi sicuro l'impiego di Pasquato a fianco a Melchiorri, stamane invece ha avuto un infortunio il difensore eh, Pesoli che ha riportato una lesione muscolare, quindi nelle retrovie. La coppia centrale sarà composta da Ciosic e Zuparic. Un dubbio a centrocampo, si contendono eh, tre atleti, due maglie, Selasi, Brugman e Memusciai, con Brugman e Memusciai favoriti, Politano a destra, Bjarnason a sinistra e poi in avanti Melchiorri e, e Pasquato. Per quanto riguarda invece il eh, Trapani, ovviamente le attenzioni dei tifosi sono relative anche a questa posizione di Mancoso, una partita dunque sempre imprevedibile quando arriva dopo la sosta il tecnico Baroni. È importante ripartire bene, anche... abbiamo, sappiamo che abbiamo una trasferta non facile, però è proprio... Eh... È proprio questa componente che mi sembra adatta no? a ripartire con il piede giusto, partita importante in un campo dove eh, specialmente lì il Trapani ha fatto la, 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 il massimo dei suoi punti. E quindi, niente, ci sono tutti i presupposti per fare una partita eh, con l'atteggiamento giusto, propositivo ehm, e. Ci siamo preparati bene. Nella mia, nel mio concetto di, di gioco dei due attaccanti, non dovrebbe cambiare molto se loro lavorano di reparto, se stanno vicini, se come vi ho già detto in precedenza, se si riescono a integrare, e a legare bene, non, 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 non si aprono, non vanno lontani. Non credo cambi molto. È chiaro che eh, magari dobbiamo alzare poco la palla, questo è sicuro. Eh, però, ripeto, è anche, è anche, è anche stimolante, no? secondo me deve essere anche presa come stimolo da parte mia, da parte della squadra, dover ripartire comunque senza un giocatore che era il capoconnoniere e stava facendo molto bene, è capitano. Stamattina purtroppo abbiamo avuto un guaio per Pesoli, che ha avuto, ha avuto un... Penso una lesione muscolare al polpaccio, ora adesso dobbiamo vede vedere un attimino cosa l'entità, quindi sicuramente domani... Uscire a Va... giocare a CEF? Sì. Vediamo, può darsi più Ciosic, vediamo un attimo tra i due, comunque non cambia niente perché sono due giocatori che possono eh, indipendentemente fare i due, due i due ruoli, quindi in questo momento io veramente sono È solo... Libero. Sono solo rivolto con l'attenzione con i ragazzi, anzi io sto, sto facendogli un lavaggio di testa, perché purtroppo noi siamo dei professionisti. Noi a me questa, questa cosa io ci tengo particolarmente, dobbiamo anche eh, imparare no? a, a vivere con queste situazioni che non devono assolutamente eh, sentirci o coinvolgerci più del dovuto. Poi per quanto riguarda chi può venire a darci una mano, vediamo, ecco, dobbiamo, dobbiamo, in quest'arco del campionato dobbiamo prendere, non per prendere, dobbiamo prendere quello che serve ed è funzionale a dare continuità a, alla crescita della squadra. L'ultima dunque è stata una settimana particolare perché ha dato il via alle operazioni di calcio mercato, ha tenuto banco in eh, questi giorni il caso eh, Maniero. Cogliamo anzi l'occasione per ringraziare. Tutti i colori sono stati tantissimi che hanno seguito l'ultimo numero di replay dove è stato ospite in esclusiva il presidente del Pescara Sebastiani. Il caso Maniero e Maniero a distanza di pochi giorni torna in Abruzzo, questa volta con la maglia del Catania che domani sarà ospite allo stadio Biondi di Lanciano. Maniero dunque indosserà la maglia numero 7 della squadra rossoblù. Un Lanciano che vuole riprendere il suo passo verso le zone alte della classifica, un Catania che si sta completamente rinnovando dopo anche l'arrivo del nuovo direttore sportivo dell'Icari, dopo aver cambiato ovviamente la guida della panchina, dunque un Catania che ci crede ancora, ma forse ci crede di più il Lanciano in questo inserimento nella zona playoff. La vigilia dunque di Lanciano Catania. Il calciomercato rossonero ricalca anche quest'anno la linea alla quale il club frentano ha abituato un po' tutti: ovvero temporeggiare e, se del caso, agire, ma in modo diretto, mirato ed efficace. Proprio in quest'ottica si sta muovendo il DS Virtussino Luca Leone, che fa spola con Milano piuttosto frequentemente, ma per ora non ha dato nessun annuncio. Di fatto i nomi accostati al club allenato da Roberto D'Aversa sono diversi, ma il direttore sportivo Leone ha fatto presente che. Si si lavorerà prevalentemente in uscita. Nel corso dell'unica conferenza stampa settimanale prima della sfida di domani contro il Catania, l'allenatore Virtussino ha espresso come unica priorità quella di rafforzare qualora ce ne fossero le condizioni il pacchetto d'attacco con l'arrivo di una punta esterna. Punta esterna che potrebbe essere rappresentata da Adrian Stojan, il calciatore romeno classe 91 Scuola Roma. Stoian è un attaccante esterno del Bari che ha anche assaggiato campi del campionato della massima serie con Roma, Chievo e Genoa. A Bari, dove è arrivato in prestito dal Chievo, non ha trovato molto spazio, quindi sarebbe pronto a partire. Altro pensierino, tutto però da confermare, l'avrebbe fatto il Lanciano per un altro attaccante, sempre classe 1991, in forza al Novara. Si tratta di Simone Corazza, di proprietà della Sampdoria. Dal calciomercato al calcio giocato domani pomeriggio, due eventi di rilievo al Lanciano: il primo riguarda la sfida tra la Virtus e il Catania del neoattaccante Maniero. Mentre alle 14.30 presso lo stadio Esposito la Primavera Frentana allenata da Mr. Alfieri se la vedrà con quella dell'Inter allenata dall'ex allenatore del Carpi Stefano Vecchi. È tutto per questo numero di Bizzona, dedicato in gran parte alla lunga intervista con l'ex sindaco di Pescara, l'avvocato Luigi Alboremascia, poi le ultimissime sul Pescara che ricordiamo ha perso il difensore Pesoli in giornata, giocerà Ciosic a fianco a Zuperic, confermato invece l'impiego di Pasquato a fianco a Melchiore. È tutto per questo numero di Bizzona, grazie per averci scelto.